pensare, sorridi anche un po' pensare. Rido quindi penso, ma sempre con buon senso. E firuli, 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 la 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 la. E firuli. Benvenuti a Sorrido e Penso, dove col sorriso e il cuor giocondo vi raccontiamo quel che di bello c'è nel mondo. Le buone notizie sono tante, forti e pure come rocce, ma ve le danno sempre con il contagocce. E noi, per amor di verità e di libertà, per 20 minuti saremo qua con belle storie da narrare. Sorridendo e pensando col buon senso, con gioia e allegria, vi portiamo sorrisi ed armonia. Vi raccontiamo l'attualità, ma senza mai smetter di cantare. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. Caro Marcus, buon dì. Corro qui da voi per trovare un po' di pace e di serenità. E la TV per oggi non mi va proprio di guardare. In effetti, un po' di digiuno ogni tanto fa bene. Senti dentro di te suonare le sirene che ti dicono che un po' di pace ti conviene. Stavo guardando un programma di interviste. Nel Tecnoevo lo chiamano talk show. Non ho visto neanche una briciola di show, ma solo urla, grida, insulti, offese, e il povero spettatore ne fa le spese. Il talk show è una forma di intrattenimento che è nato praticamente insieme alla TV. Pensate che il primo talk show fu trasmesso nel 1951 e lo conduceva un certo Joe Franklin. Sì, ma scommetto che in quello show vi era più rispetto. Oggi si parlano tutti addosso per farsi un gran dispetto. E allora noi, per ripicca, ci cantiamo un motivetto. Quando il cielo è nuvoloso ed è triste questo cuor, col pensiero tenebroso conto tutti i miei dolori. Poi ci penso e dico no, ed allora che cosa fo? Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa du 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 du. Chiama, non si sa neppure il nome. So che fa du 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 du. Di certo è che se fa scordar di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrar che afflitto stai. Canta quel motivetto che seduce e incanta e che fa du 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 du. Quando penso che c'è gente che sta bene e nulla fa, vorrei dire finalmente tutto quel che vedo qua. Poi ci penso e dico no, ed allora che cosa fa? Canto quel motivetto che mi piace tanto e che fa du 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 du. Come si chiama non si sa neppure il nome. So che fa du 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 du. Di certo è che se fa scordar di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrar che afflitto stai. Canta quel motivetto che seduce e incanta e che fa du 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 du. In effetti, poiché in questi ultimi anni del Tecnoevo sono anni di degenerazione anche nei talk show, c'è tanta grande confusione.
Ma sarà così in tutto il mondo? O solo qui nel nostro feudo tutto è così schiamazzabondo? Temo che più o meno sia così dappertutto, poiché si guarda meno ai contenuti, quelli buoni, e si guarda di più a chiamare personaggi assai caciaroni. È una cosa vergognosa. A me piace guardare programmi che ti insegnano qualcosa. E allora continuiamo a fare storia. Lo show più lungo del mondo è il The Tonight Show, che è stato trasmesso da New York, dalla TV statunitense NBC, e dal 1954 è ancora qui. E chi era il conduttore? Si chiamava Steve Allen e non era a torto considerato il padre e l'inventore del talk show. Il suo programma era in prima serata di domenica e da lui tanta gente ne è passata. È stata davvero una serie fortunata. Sì, ma poi nel 1962, dopo 8 anni, cambiarono il conduttore e misero Johnny Carson, che prima di fare il conduttore era un comico prestidigitatore. Che magnifica trovata! E di grazia, com'è andata? Andò benissimo, poiché durò per ben 30 anni. Invitò comici, registi, musicisti, politici ed altri artisti. Per chi veniva invitato, il successo era assicurato. Chissà qual era il segreto del suo successo. Potrebbe funzionare anche adesso? Se funzionasse adesso, in questo tecnoevo di progresso dove l'idiozia regna troppo spesso, non so proprio dirlo adesso. In quel programma veniva intervistato un ospite per volta e così si evitava ogni baraonda. Poi con allegria e comicità si parlava anche della nuda e cruda realtà. Tra una domanda e l'altro c'era spazio per musica e serenità. Cosa sei? Cosa vuoi che sia? Sono uno qualunque. Cosa sei? Uno semplice, uno come tanti. Non cambi mai. Per questo sono molto affidabile. Ma proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. E beh, ecco, adesso cerchiamo di non drammatizzare, vero, Caramelle, non ne voglio più. Ma cosa mi dici mai? Le rose e i violini, questa sera. Se mi va, quando il momento e dopo si vedrà. Mi consente? Parole. Ma mi faccia il piacere. Parole. Oh, ma che modo. Parole. Ti giuro che faccio un estratto. Parole. Soltanto parole. Parole tra. Allora sei negozio, push via! Che cosa sei? Te l'ho già detto, sono uno qualunque. Cosa sei? E sono sempre io. Non cambi mai. È sempre questione di coerenza. Proprio mai. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Beh, ecco, adesso mi sembra un tantino esagerato, non è vero, Serena? Caramelle, non ne voglio.
può piacere a me. Mi consente. Parole, parole, parole. Ma mi faccio il piacere. Parole, parole, parole. Ma che modo. Parole, parole, parole. Ma è pazzesco. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Mi riconsciente. Parole, parole, parole. Oi, parole, parole, parole. La Madonna. Parole, parole, parole. Oh, parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Oh, e che è sta roba? Ammazza il zuzzerio. Pusha! La breve zente, come stiete? Son me ne frego, bene di nome e frego di cognome. Son me ne frego il dottor Allegro. Te lo dico io che sono psichiatra. Questa zente qui è gravemente malata. La mia medicina è sorprendente, poiché io, curando con il cuore e con la mente, faccio solo gli interessi della zente. La mia ricetta è sensazionale, poiché io non faccio gli interessi della multinazionale. Oh, allora vabbè dai, io i talk show ho smesso di vederli già da tempo, poiché mi creano sempre, nei maroni, un gran giramento. Per riempire i loro palinsesti, ne fan scemate, son maestri. È vero che i talk show costano poco, ma vanno anche messi un pochettino fuori gioco. Allora, le scemenze sono abbondanti per non far capire niente, ma proprio niente, a tutti quanti. Prendi qualche politico e qualche giornalaio prezzolato ed il programma è realizzato. Allora, io guardo solo programmi culturali, film sereni e programmi musicali dove fan cultura e cantano con amore, come piace a tutta la gente di buon cuore. Parola di me ne frego, il dottor Allegro. La formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando Johnson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Hershey rapsodiava tutto in blu. La formula della felicità. Vecchia America dei tempi di Tom Hicks e Ridolini, che faceva divertire tanto i grandi che i piccini. Vecchia America dei baffi e lame giù, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Sei rimasta un bel ricordo e nulla più.
ciao ragazzi, sono Remo lo scemo, Remo di nome e lo scemo di cognome. Anche se qui nel feudo dicono, dicono che sono scemo, ma non è mica vero. Questi programmi di conversazione, forse sarebbero interessanti se non fosse un intruglio cacciarone. Ecco, invitano personaggi assai cialtronelli e sommarelli. E poi sono sempre solo quelli, sono tutti allineati col sistema che ha il potere. E questa cosa è una presa per il sedere. Servono solo a condizionare la pubblica opinione. Ma come vuole il gran padrone? Allora, urlano, strillano, mentono, sbadigliano e si insultano. È uno spettacolo avvilente, serve solo a confondere la gente. Tutto ciò che è di buon senso viene rovesciato per magia ed è una vera porcheria. Ma cosa volete? Lo diceva già tanti anni fa anche la mia zia. Questa qui è l'ipocrisia della democrazia. Libera nos amalos. Ammazza il sozzerio. Se piove vaghi per la città senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire, cosa vorresti far, se senti già le suole farci già? Che ci vuoi fare se nel taschino frugari frugagnor non puoi trovare il becco di un quattrin? Quel che possiedi tu è fame, ma si sa che quella la vorresti regalare. Non disperare, perché la vita non è finita se si spera nel domani. Non disperare, lo sai che il mondo in fondo è pur giocondo. Le nubi passeranno, le gocce cadono, ma che fare? Se ci bagniamo un po', domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il frac, le scarpe fan cic-cac, seguiamo la strada del destino. E allora, anche per oggi, la nostra storia romanzata vi abbiamo raccontata, la quale, se non vi è dispiaciuto affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e a chi l'ha raccontata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, sappiate che non si è fatto apposta. Dictum fatto. Ricercare la verità, ecco ciò che sa da fare. Verità e libertà, è una rima da baciare. Per amore della verità, pace e gioia a volontà. Arrivederci alla prossima puntata da Madame Nadine e da Marcus Dardi da Milenso, cavaliere e difensore del buonsenso.